Ciao amici, cosa sapete del magnesio, un minerale molto importante per il nostro organismo? Il magnesio è presente nelle ossa per il 60%, nei muscoli e nel sangue per l'1%. È un nutriente che garantisce una buona attività nervosa e muscolare, ma svolge anche altre importanti funzioni, come contribuire alla costituzione dello scheletro, alla regolazione della pressione arteriosa, al metabolismo dei grassi e alla sintesi proteica. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. Si trova in molti alimenti, ma cosa succede quando manca nell'organismo? È una situazione frequente. Sì, perché una dieta squilibrata può portare a questo, con conseguenze molto spiacevoli per la salute. Vediamo allora insieme come riconoscere una carenza di magnesio e invertire la rotta. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Riconoscere i sintomi da carenza di magnesio non è semplice, perché non riguardano un disturbo specifico. Sono sintomi di stanchezza, nausea, debolezza muscolare, scarso appetito, tremori, crampi addominali, mancanza di coordinazione, tachicardia, depressione, irritabilità e insonnia. Meglio affidarsi al medico e a esami del sangue per determinare con certezza una carenza di magnesio. Mi sembra di avere una carenza di magnesio, cosa devo fare per rimediare? Fare una bella dieta rinforzata al magnesio, ovviamente. Contengono questo minerale in quantità le verdure a foglia verde, carciofi, cavoli, cavolfiori e broccoli. Sono fonti di magnesio anche legumi, soprattutto piselli, fagioli neri, lenticchie e ceci. Il cacao e la frutta secca, in particolare mandorle, anacardi, pistacchi e noci. Un'altra importante fonte di magnesio sono i cereali in chicchi interi, come pasta e riso integrali. Hanno pochissimo magnesio gli alimenti di origine animale, come carne, pesce e derivati. Ma anche pasta e riso non integrali, perché nel processo di raffinazione il chicco perde l'80% del magnesio. E anche la frutta non ne contiene molto, con l'eccezione di banane, fichi, pesche e avocado. Una dieta concentrata al magnesio serve per correre ai ripari da una carenza ed evitare i sintomi, ma in generale è meglio fare prevenzione e non sviluppare mai una carenza di magnesio. Ricordiamoci di mangiare sempre in modo equilibrato e di integrare il magnesio attraverso la dieta. Se la carenza è seria e risulta anche dalle analisi, si può chiedere al medico di prescrivere degli integratori. Se i sintomi sono leggeri e generici, chiedete consiglio al vostro naturopata di fiducia. Avete visto, amici, com'è possibile riconoscere ed evitare una carenza di magnesio? Per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale, cliccate su abbonati al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole, vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.